Ciao ragazzi e benvenuti in questo nuovissimo video. Come vedete il set è già familiare a voi, ai più, perché siamo tornati in un nuovo episodio degli appuntamenti al buio con penitenza. Oggi però l'ospite è un ospite d'eccezione, è riuscita a stare bene 2 giorni di fila, il Pippurrà, ed è qui con noi Martina Smeraldi! Ciao. Martina, oggi si siederanno a questo tavolo dei pezzi da 90, dei manzi di tutto il rispetto, o più o meno, però dovremmo provare a rimorchiarti con una penitenza che non sappiamo ancora qual è, perché è tutto in divenire. Ci sarà una penitenza molto molto particolare, e non solo, perché avremo un malus. Come lo scorso episodio, dovremo pescare uno dei bigliettini con il malus che ci tocca e dovremo provare a condurre un appuntamento al buio con questa penitenza. Vediamo chi inizia e vediamo soprattutto che tipo di penitenze pescheremo. Ovviamente ragazzi non vi ho detto ancora quale sarà la penitenza. Intanto abbiamo qui, come l'altra volta, il buon Alessio Rubino. Non so perché ho accettato di nuovo. A grande richiesta il buon Manfredi ci ha proprio tenuto a partecipare a questo video. Perché a questo giro ho fatto prima le cose cattive e poi me la sono beccata pure perché sono entrato in video. Bello, perché il karma purtroppo ti torna sempre indietro. Io, me medesimo, perché ci mancherebbe. E il buon Ninni. Il buon Jumpy Deck, versione però un po' migliorata. Ancora ci dobbiamo lavorare, però un po' meglio. Siamo sempre da Prima Fila Caffè, che ringraziamo per ospitarci e per creare dei cocktail buonissimi. La nostra Martina nel frattempo sta sparando 87 selfie, ma va bene perché non è il suo momento, è il momento di vedere le penitenze. Allora, dai, pesca prima tu. Ce ne uno peggio dell'altro. 5. 4. Scommetto 3, 1, perfetto. Porca troia. Quindi non che primo, secondo, terzo e quarto. Che succede a questo punto? Vi dobbiamo dire qual è la penitenza. La penitenza non sarà la scossa come l'altra volta, peccato, ma sarà... Peccato. Peccato. Sarà una cosa altrettanto terribile, cioè la ceretta sul braccio. Ogni qualvolta. Ogni 4. No, 3. Ogni 3 errori. Che bastardo. Che collezioneremo, posizioneremo la ceretta sul braccio e Martina la strapperà dal nostro poderoso braccio. Lei ride, ma nel frattempo strega, si fa anche gli strachi suoi, che comunque è sempre bello. In bocca al lupo a tutto. In bocca al lupo. A tutto e tutti, vi ho voluto bene. Iniziamo. Ovviamente, fortunello, pesco il numero 1. Quindi io non voglio mai essere il numero, io voglio essere sempre l'ultimo, cazzo. E invece numero 1. Ti stai immolando per noi. Martina, tu non sai cosa ci aspetta. Prego, entrino i cocktail con annessa penitenza. Qual è il malus? Dobbiamo, intanto un grande applauso ai cocktail, wow, di Prima Fila. Bellissimo. Questo è a tema Peaky Blinders, ah, giusto? Usato. Cioè, quante ne so. No. Posso leggere intanto il mio, la mia penitenza, ragazzi? Ma poi tu ci vai sempre sul simile. No, sul simile, cazzo. Che bello. E dai, però, sempre... Mica siete degli idioti. E come lo bevo il mio? Vabbè, intanto tu lo devi comporre il tuo, quindi... Istruzioni per la pozione. Prima boccetta, serpeverde. Io intanto mi godo questo momento di pace, buono, prima che... Seconda boccetta, tasso rosso. Dai, ti do una mano. Terza boccetta. Grifondoro. Grifondoro. L'ultima, corvo nero. Ok. Voi lo sapete, ma sono tutte sostanze stupefacenti. Martina, wow, dopo il primo sorso, perderà i sensi. Ora gira con la bacchetta. Mi piace l'umore. Possiamo brindare al nostro primo incontro. E direi che Manfredi può dare il via al tempo. Cin cin, alla nostra. Con con. Pacere, gorgo. Martina, piacere. Tu de cosa te occupa? Tu de cosa te occupa? Attenzione, sta usando la tecnica. Vabbè, sai, un'attrice. De che? I film per adulti. Conosco. Conosco molto bene. Conosco molto bene. Tu, cosa cerche? In un uomo. Cosa cerche? Bravissimo. Allora, non ho proprio una cosa specifica che cerco in un uomo. Diciamo che un uomo deve sapermi stupire, deve essere un ragazzo gentile, con la risposta pronta. Un po' di qualità, dai. Tutte qualità. Momento di panico. Tutte qualità che non ho. Però, se me da... Se te va, potremmo conoscere me e te. Conoscere me e te più... Porca troia! Conoscere me e te intim... Sono tre perché hai detto porca troia. Pausa, stop al tempo allora. Stop al tempo. Penitenza.
Ma qual era il malus? Non lo puoi sapere. Quello lo saprò. Non so cosa è successo adesso. Alla fine. Secondo me gli è salito l'alcol. Minchia, però ero partito bene. Era partito con un mezzo romano. Ma che è? Tempo Manfredi sta levando questa certa. Hai ragione, non è che lo sta. Lo so io. No, così, pezzo di merda. Fammela dritta almeno. Che cosa ha fatto? Che bastardo. Chi la toglie? E tu la togli. Zio Pera, ci sei? Rimuovi la mascolinità. Arca butta, ma più veloce fallo, no così! Ce l'ha fatto violenta! È doloroso, come ti menti? Questo te lo come souvenir. Quanto manca, Manfredi? Amore, hai finito il giro. Ancora 30 secondi circa. Ma che cazzo! 3, 2, 1, via! Un'altra possibilità? Decevamo! Okay. No! Ma tu! Okay. Ma tu! Dimmi! Te gusto! Te gusto de corpo, de... Te gusto? Vabbè, sì, dai. Vabbè, intanto. Verca! Allora, ti vedo anche molto meglio adesso. Un po' bello pompato. Non male, dai. Cosa te gusterebbe fa con me? Ma non lo se, so. se può. Vabbè, adesso dobbiamo. È il primo appuntamento comunque. Un attimo. Lo so, però. Il tempo. Porca bella! Non ci posso credere! Dai, cazzo, lei non parla! Non me la mette la chiusa di cane! Fai almeno un pattern! Dai, pirro! Un pezzo piccolo! Ma poi me la attacca proprio di me! Me la devo attaccare da solo, quindi è proprio una cosa psicologica che ti mangia! Oh! Oh! È stato veloce ora! Nel frattempo invoca il signor Murri, chiunque possa aiutare. Te lo giuro, lo fa ad una velocità. Ah, così sei bravo. Bradipo. Sei pronto per la prova costume. Parliamo un po' di te. Dimmi tu cosa cerchi in una donna, cosa ti piace, cosa vuoi fare. Posso, Manfredi? Vai, ultima domanda. Vaffanculo. Dai, alla prossima. Applauso ci sta. Grazie. Sono veramente terrorizzato. Oh, che bello. Cin cin. E allora, 3, 2. Aspetta, l'hai vista? Ehi, l'hai vista la penitenza? No. È il vero, lo dobbiamo vedere anche noi. Poi ce la devi portare. Minchia, lo sapevo che mi capitava questa. Eccolo. Dammi qua. No. E come fa? No. 3, 2, 1, via. Ciao, banana. Come? Io banana, non banana, posso banana, parlare banana, senza banana, dire banana. Ah, stop. Tutti questi dire, hai detto tutti dire. Tutti errori. Un errore, Perché ho letto male, sono andato a ridare. Ma così dai, vinco troppo facile, sbagliate subito. Scaldala bene. Tutto pelato devi diventare, tutto. Ma non male di lungo, io adesso di là, perché sennò uno solo. No, perché faccio così. Mamma mia. Comunque ha più paura Martina. Sì. No, lei gode, secondo me. Mi raccomando, con la stessa velocità, per favore, niente favoritismi. Mamma mia. Si è fermata! Non riuscivo a... Mamma mia. Ho sentito dolore io. Non ho più niente. Qua abbiamo un'altra. 13 secondi e già. Eccoci di nuovo. Prego. Mi stavi dicendo, parliamo un po' di te, di cosa ti piace, come mi conquisti, nel senso, qual è il tuo... Io banana, strumenti musicali, principalmente pianoforte. Ok. Spesso banana davanti al pubblico, ai concerti. Ormai però brava, ora banana concerti. Io banana tantissimo il pianoforte. Io banana tantissimo. Però bisogna cambiare, c'è sempre queste cose. Però, siamo interessante. È e dunque molto come mi conquisteresti? Suonando il pianoforte? Assolutamente sì. Ho la chitarra, ho il violino, la viola, tutti stop, gli strumenti stop, musicali. Stop. Ma ho la chitarra, ho il pianoforte, ho ecco là una congiunzione, ignorante. Siete degli ignoranti, andate io a scuola. Io in realtà non li ho sentiti. No, io l'ho sentito. Ma qua mi vogliono condannare a gratis. Vai, 3, 2, 1, via. Pianoforte, strumenti musicali, port. Palestra, relax, spa. Tutte le mattine. E questo tu mi conquisteresti così? Giro per posti meravigliosi. Barca. Non telegramma. Non telegramma, devi parlare. Ok, dunque insieme mi porti a fare queste cose. Sì. Non male, dai. Comunque mi piace come progetto. Tu? Passioni?
Tu banana. Piace andare a ballare, mi piace anche a me la musica, ascoltare musica. Che tipo di musica ti piace? Banana? Allora, mi piace andare a ballare in serata, mi piace la techno. Mi piace anche il reggaeton, più ascoltare in macchina, sai quelle. Quale tipo di musica non banana? Il rock. Perché il rock non banana? Non è mio, non lo so, lo sento troppo. Io banana. Umoroso. Io banana musica anni 70, anni 80, pop. Più generi diversi, però. Il tuo posto preferito invece quale banana? Per i viaggi. Viaggiare mi è piaciuto tanto l'America, il Sud America. Io non banana in America. Mai. Mai America. Ah. Io non banana, non banana in America. Mai America, ma Germania, Portogallo. E ti piace? Germania no, Portogallo sì. Banana uguale alla Sicilia. Ok. Tempo finito, tempo finito. Ormai mi ero settato. Io però dobbiamo darti una penitenza. Ti sei migliorato, ma un punto penitenza te lo dobbiamo dare perché hai fatto un troppo appuntamento a telegramma. Esatto. Quindi è un elenco di cose. Vai. Che troppo telegrammato. Ah! Lo sono attaccando da solo, cioè sei il repellente. Prego Martina, fai il tuo dovere. Non sul tavolo. Mamma mia. Mamma. Ah, Dio santo. Mamma mia, la cattiveria pesante. Grande applauso a Manfredi. Grande Manfredi. Ma poi a tratti. Siate buoni con me, non ho poca voce. C'è da dire, prima che diamo poi il via, che Ninni, siccome non è mai cresciuto non nella è vero. Vita, non è, ha peli. È in fase di sviluppo. Allora, beh, la ceretta, ci sono, però. La ceretta verrà fatta sulle gambe. Sul petto. Sulle gambe ce l'hai. Sul petto? Va bene. Ma che figo. Sì, ma dobbiamo capire com'è che non può sparire. Cioè, io non me la collo che non ha peli. Proveremo un po'. Lo dico io. Puoi utilizzare soltanto testi delle canzoni che conosci. Puoi sbagliare solo una parola. Ma non la dovevi dire. Ma pure non ho capito niente. Dunque, guarda. Cin cin. Cin cin. 3, 2, 1, via. Cin cin. Eccoci qua. Eccoci qua. Ho fatto una citazione. A quella dell'ultima volta, forse è meglio se bevo. Dimmi un po' che cosa c'è. Va bene. Mi piace comunque questo cantare, tutto ti allegro. Parliamo un po', dato che comunque gli altri ho chiesto cose un po' semplici. Prendiamo la cosa un po' più piccante, subito diretti. Qual è la cosa tua preferita nel sesso? Come se Allora, un secondo. Errore devo, due. Devo... Sei già due errori. Stai ma io parlando, una domanda sul fogliettino. Scaldala. Devo usare bella le parole calda. Delle canzoni. Bella calda. Ora è più difficile. Peli nel culo ce li hai? Dove ce li hai? Beh? Eccolo là. La gamba da la voleva nascondere. Ah. Guarda quanti ne ha. No, non fare così, ti prego, non fare così. Allora, ma io non avevo capito il mettila testo. Mettila sul tavolo. Io non avevo capito nulla di personale. Non avevo capito il testo. No, perché? Perché così lo potevi mettere orizzontale? Mamma mia. No. Soffrirà più di tutti gli altri. Posso dire, mi sento una merda. Perché adesso giustamente lo potevo mettere effettivamente in orizzontale. Però perché? Ma perché in orizzontale? Certo. Vai Martina. Martina, ti prego. Aspetta. Va bene. No. Bibidi babidi bu. Bello. Ti prego Martina, me lo lascia. Martina. Mamma mia, lo fa più. Porca troia. C'è quella bacchetta sul tuo cane. Hai messo stata veloce, raga. Mamma mia, quanti. Fai vedere la gambina depilata da sirena. Puoi far vedere questa cosa terrificante che mi è appena successa. È finita questa. Sì. Ma vaffanculo. Ho migliorato adesso le tecniche. Meno male, che culo. È inutile che abbassi perché credo che servirà di nuovo. 3, 2, 1, via. Stavo dicendo, non mi hai risposto ancora alla mia domanda. Ah, ma. Non so se intanto ti è venuta l'ispirazione. Sono un po' timido. A little bit. A little bit. Ok, ci sta. Bevi, magari un po' ti aiuta. No, sei partito bene, comunque stavi cantando e tutto. Adesso non so perché sei così. I lost my voice when I was a child. Ah. Sì, perché okay. Secondo me si trova meglio. Sono un po' confusa, però ci sta un po' di ansia. Comunque il primo appuntamento è normale. Dico la verità. Parliamo un po' di te, insomma. Ed eccoci qua! Ed eccoci qua! Bravo Nin! Ci ho trovato!
trovare una canzone. Grande Nini, grande. Faccio trovare una canzone adatta per le domande che mi fa. Almeno usiamo la melodia delle canzoni. In quel caso. No, no, terzo errore. Cioè, proprio le canzoni. Allora, devo dire la verità, è stato un po' sfigato, però. Sì. Guarda, io farei una bella cosa anche per avere un significato. Ora mi fa la croce, vado che basta, lo sapevo. Facciamo così. Ma così non posso, è contropelo. Mamma mia. Martina, ti prego. Perché il pelo è di così. Vai, Martina, ti prego, Martina. Piano come piace. Ti prego, Martina, aspetta, fammi anestetizzare. Piano come piace a te. Ma che cos'è questo buono? Dipende dai punti di vista. È più difficile, ora. Lo so che è più difficile, ma tu non ti fermare, Martina. Non ti fermare mai, Martina. Non ti fermare. In due fasi, in due fasi. Ti sei fermato. C'è sangue. Mi sta uscendo sangue. Ma che cos'è? Ah no, non è sangue, è cosa della... In questo momento i bulbi piliferi di Ninni pensano che ci sia tipo, non lo so, la festa di primavera. Ma ora si vede a questo sono video, sono tutti fuori così. Quanto manca? 3, 2, 1, via! Il vero cattivo è Moody, non sono io. Fuck you very, very much. Capisco ora quest'astio un po' nei miei confronti, però c'è ancora tempo di svolgere questo appuntamento. Oh. Conquistami. E ora? Dedicagli qualcosa. Tipo una canzone. Knock, knock, knocking on heaven's door. Knock, knock, knocking on heaven's door. No, Jesse non cava. Jesse, errore 2. Che cosa fermarti? Adesso. Okay. Questa canzone era. Boh. Ma. Ed eccoci qua! Ragazzi, ma io bravo, dire come trovo bravo. Io una canzone. Tutti i tuoi errori caso. Sono tra l'altro. Esatto. Ma chi? Non porta bene. Altra gamba, Nini, altra gamba. Però almeno per l'ultima, perché sono sicuro che dopo questa sarà finito il tempo. Fatemi cantare. Non è finito il tempo. Mettila prima lunga. Ma lo metto sul braccio. Mettila di lungo. Sì, non come la no, beh, perché dai lungo. Qualcosa c'è. Dai, dammi l'altra gamba, dai. Ma dimmi. Perché sei così? Dai. Ma perché per lungo così tanto? Perché tutto allora, questo? Quando lo metto di piatto non ti piace, per lungo non ti piace. Cioè, tu per questo sei subito pro. Basta! Perché no, ti prego, Martino! Basta piagnucolare! E c'hai ragione pure basta tu. Basta piagnucolare! Fai l'uomo, io voglio vedere al contrario. 3, 2, 1, via! Adesso, capisco quest'astio, però cambiamo questa situazione. Angelo, prenditi cura di lei. Non... Lei non sa... Na. Vabbè... Vabbè, può essere una cosa carina comunque, un ragazzo che si emoziona. Raccontami allora qualcosa tipo, dove mi porteresti ora fuori da qua? Sembra una feticilla, che schifo. Dai, qua è facile. Il posto serata, come... Napoli. Non mi ricordo più il testo. Ed eccoci qua! Comunque è una carneficina, è palesemente una carneficina. Che non aveva belli. Vado contro le regole, mancherebbe ancora un minuto, ma... Ti prego. Tu dici perché? Perché non parli? Che stai? Certo, dammene una più difficile. Li facciamo l'ultima, perché altri... Cioè, ragazzi... Allora, se mi aveste fatto fare... i capelli. Esatto. 3, 2, 1, cosa? Il mio video è basato a faccerette. Sei stato un estetista. Sei pronta? Piano, aspetta. Nuovo lavoro, estetista. Per favore, fai piano. No, amore, veloce. Hai ragione, vai. Ho migliorato! Non è vero! Allora, è vero! Grazie a Ninni! Ma perché a me le cose complicate? Cin. Sì. Che bello parlare normale finché posso. È la volta di Alessio, ultima manche. Ci sono 286 gradi in questo studio. Raga, sei pronta, Alessio? No, per leggila, me. Leggila la penitenza. Cos'è? La curiosità mi attanaglia. Vabbè, ma nonna! Dobbiamo andare via. Anzi, non devi inventarti canzoni. 3, 2, 1, via! Eccoci, gatto. Per cane me stambecco è alpaca, un balena. Piacere, insetto stecco, stare giraffa davanti sardina. E criceto, te, porcellino d'India. Ah, io? No, non lo so. No! pesce spada, tu. Io? Pesce spada anche ora. Cafone. Hai schifo. Fa. Cane. Cagna. Vergogna. Come si permette di dire cose del genere? Diciamo che sta partendo benissimo questo appuntamento. Fammi il ragno finire. Ok. Ti darò un'altra possibilità. Rondine.
Cazzo, non dire mai. Dunque, sono molto confusa, devo dirti la verità. Non sto capendo. Io pesce rosso pure. Pesce martello. Esiste. Sì, stavo a cercare. Ehi! Sì, esiste, vattelo a cerca 5. Mi sa! No. Bravo Ninni! No, raga, parlavo con voi! Martina, ti prego. Ti prego. Guarda come la strofino sul Giants. Comunque, ci tengo a precisare, non sono nato così. Sono diventato. Allora, a giro mi esce male farla. Mettila a giro, così gli esce male. Sinceramente non ho trovato ancora nessuno che mi piace. Fa male già così. Fa male già così, pensa. Cioè, sto facendo cerette in questo video. È stato silenzioso, bravissimo. Bravo Alessio! Allora, questo... Allora ne faremo altro. No. Allora, nonostante tutto, è stato un po' male l'appuntamento. Mi piace che comunque sei molto uomo, non hai frignato come gli altri tre. Dove è stato atroce? Grazie, pesce balena. Squalo balena. Squalo balena. Squalo balena. Cioè, gli hai dato della balena. Guardami, aquila. Mi aquila. Gli uccelli. Gli uccelli, ok. Gli uccelli. Animali. Scarafaggio. Che. Elefante. Sto. Serpente dicendo anguilla, non orso. Io non sto capendo un cazzo. Sono cincilla. Cosa? Riferiti National Geographic. National Geographic. National Geographic. Allora, prego, scusa, posso National Geographic. Posso contribuire? Io ho la rogna sulla schiena. Riferiti a te. È la penitenza. Io non voglio chiamarti con questi nomi di animali. Tu non sei una canna. Comunque, nel frattempo, non voglio dirti queste cose. Nel frattempo che Ninni applica, vorrei ricordare gli appellativi con cui Alessio ha appellato Martina. Mi dissocio. In ordine: cagna, squalo balena, cincilla. E via discorrendo. Adesso Martina, a te la decisione su come strappare quella striscia depilatoria. Siamo pronti qua. Vabbè. Ora devi fare l'uomo, pezzo di merda. Non devi dire niente. Non consolarti, manca veramente poco. Tieni duro. Soprattutto se ti chiamano cagna balena. Ed eccoci qua. No, ma non era partito. Ed eccoci era partito. Qua. Ma non l'avevo capito. No, raga, non l'avevo capito. No, dopo dai, solo. Già che mi odia, Alessio, già che mi però odia, sa, cioè, ma non, Ma non avevo capito che era partito. Ma avete cercato. Ti stai vendicando per le cose che ti sto dicendo, orribili, che non sono riferite a te. Chiaramente mi dissocio da tutte le cose che sto dicendo. Guarda che stai accumulando punteggio. Cioè, io volevo rimorchiare a una finta a fare cerette. Tu hai ragione. Credibile. Però alla fine valuta sempre così. È stato più loquace del tutto. Loquace, l'ho detto un cazzo. Loquace. Amici da casa, potete consolarmi perché qua. Ah, va bene. Impassibile, poker face. Sono stanca, sono provata. Io delusa. Io porco sono... Molto rischioso questo. Sei un porco? Così potresti quasi svoltare le... Io porco sono maiale. Pure... Mi piace che sei diretto. Scrofa. Come? Stanco. Pellicano. Ma porco pellicano? Sei già stanco? No. Tucano. Non... Fine tempo! Non di te, stanco di questa cosa. Un grande applauso! Qua ragazzi siamo... Ho fatto più cerette che altro. Vieni Alessio. Allora Martina, mi consolo con l'alcol. Siamo dilettati in questo tentativo di rimorchio. Come è andata in generale? Male, disastro. Cioè, cazzo, malissimo. Malissimo. Io non ho più le gambe. Ma tra i quattro, non sapendo le penitenze, non te le diremo, chi ti ha convinto maggiormente? Ricorda bene. Vi sto guardando. Allora, vabbè, Manfredi metto comunque che mi voleva portare in un catamarano, in dei posti un po'. Manfredi ha fatto una lista di sostantivi, sono sì. Però un po' carini al mare, in spiaggia, vabbè, in un certo modo. Tu non sei stato molto chiaro nelle tue intenzioni. Beh, direi un grandissimo, enorme, grazie al cazzo. Alessio, non lo so, alla fine si è salvato un
po', dicendo sono un porco. Ricordiamo però che ti ha dato della balena scrofa. Non a te! Pellicano! Non era riferito a te! Cincillà e ho apprezzato la, il fatto che insomma è stato diretto, dai, però Nini... Anche lui mi ha cantato delle canzoni che non mi sono piaciute neanche. Dunque... Il vincitore! Il migliore è Manfredi. Ma non ho parole! Bravissimo, bravissimo. Bravo Manfredi. Ti ha fatto bravo un elenco di soldi. Bravo. E ce l'ha fatta. Ovviamente non sono d'accordo con Martina, però chi decide Martina, quindi che più fate, dobbiamo dire. Noi ringraziamo comunque Martina. Ci scusiamo per... Io mi scuso per gli animali che ti ho affiancato. Non erano affiancati a te. Io potevo cantare meglio, ma la voce è quella è stato divertente. Però insomma faccio solo scerette, non è che me la sono goluta. Possiamo far vedere, scusate, sì, possiamo far vedere la... Eccoci qua, regia, questa è la quantità di cerette che ha collezionato Martina. Nessuno di voi poi non ha sbagliato niente. Ringraziamo ovviamente Prima Fila per averci ospitati, per questi cocktail buonissimi. Grazie. Che almeno hanno l'unica consolazione è stata hanno alleviato e hanno consolato Martina in questo cocktail di delusioni. Ora totale e ci vediamo un prossimo video, forse. Poi bloccato su WhatsApp domani, sicuro. Sì, qua. Probabilmente sì. Sbagli, piantato qua nella giugulare.